Il quartiere Bagnoli torna ad avere il suo luogo dedicato alla cultura. Dopo 5 anni riapre la biblioteca all'interno della municipalità dedicata a Giancarlo Mazzacurati, con all'interno un fondo della raccolta di Rossana Rossanda. Lo storico quartiere operaio di Napoli può contare nuovamente su un faro di cultura per donare come sempre il proprio contributo alla città. Ascoltiamo l'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele, e il presidente della 10ª municipalità, Giorgio De Francesco. Questa biblioteca, che era chiusa da anni, possa essere riaperta, migliorata nella dotazione del proprio fondo, arricchito di tante altre migliaia di volumi che adesso sono catalogati, ordinati e quindi fruibili e utilizzabili dai, io spero soprattutto dai giovani, quindi un luogo della memoria, dell'identità, ma anche del futuro, dell'avvenire, che solo attraverso la conoscenza e la cultura possiamo ricostruire senza smarrire i valori di una grande storia, in particolare in questa parte della città, che è la storia di una grande tradizione operaia del movimento dei lavoratori, e quindi perché, diciamo, la memoria dell'industrializzazione, di ciò che ha significato per le grandi trasformazioni, resti nella parte del nucleo di valori fondamentali. Beh, oggi è un giorno veramente molto importante, perché riaprire una biblioteca pubblica, comunale, è un segno di grande civiltà e di cultura. Noi siamo contenti che dopo uno sforzo comune fatto anche con l'amministrazione centrale, con l'assessorato, siamo riusciti a trovare il personale idoneo per la categorizzazione di tutti i libri, la sistemazione e la riapertura di questo bel posto che ci auguriamo sia frequentato da tanti cittadini, da tanti giovani, da tante scolaresche. La lettura, la informazione, la cultura devono essere al centro dell'azione politica della municipalità e del comune di Napoli. Noi siamo contenti oggi e basta vedere la grande partecipazione di questa mattina. È una cosa molto sentita a Bagnoli e noi ci auguriamo che questa biblioteca possa veramente rappresentare il fiore all'occhiello della cultura qui a Bagnoli.